Ciao Federico, Ciao. tu sei uno psicologo da quanti anni? Da 7 anni sono iscritto all'albo degli psicologi del Lazio e mi occupo di trading da circa 5 anni, 5-6 anni, nello specifico della psicologia e il suo ruolo nel trading e la psicologia del trader. Che rapporto c'è tra psicologia e trading? È fondamentale perché laddove non arriva, diciamo, la conoscenza tecnica, rientra la psicologia, ovvero si possono fare molto facilmente degli errori che non hanno a che vedere con quanto si conosce il mercato o le varie tecniche o strategie, ma errori che hanno a che fare piuttosto o con se stessi o con il funzionamento stesso del nostro modo di pensare, ragionare ed elaborare numeri. Sono delle modalità, possiamo dire, automatiche che partono nell'uomo di fronte a situazioni complesse di ragionamento e di incertezza e queste poi si possono riversare sui singoli trade, sulle operazioni, che però considerandole poi in maniera quotidiana vuol dire arrivare a perdere capitale. Se uno dovesse iniziare oggi, che cosa gli consiglieresti? Studiare molto, molto di trading, studiare molto economia, tecniche, strategie, studiare il più possibile, senza però dimenticare di essere una persona che studia, che quindi può avere dei limiti e possono esserci delle distorsioni cognitive. E quindi è il caso di vedere e affrontare quali elementi possono appunto inficiare un buon trade, anche una buona analisi. Prego. Grazie tante Federico. Alla prossima. Ciao.